Cari amici, bentrovati, nuova puntata di Tutto Molto Bello, in onda tutti i giorni su Esperia TV, canale 18 del digitale terrestre. Ci vedete anche in streaming in tutto il mondo su Esperia.tv, ogni giorno alle 14, 22.30 e alle 8 del mattino. Seguiteci anche in diretta sui canali Facebook e YouTube. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, la cosa è semplicissima. C'è un numero di telefono al quale fare riferimento, 351-874-3399. Nel nostro programma parliamo davvero di tantissime cose e in questo inizio di puntata abbiamo deciso a un certo punto di parlare di politica, ma non andando nello specifico. È come se la guardassimo dall'altro e ragionassimo su tutto quello che abbiamo sentito nel corso di queste settimane. E visto che noi ci fidiamo tantissimo dei nostri amici, non perché siano dei nostri amici, ma perché conosciamo, diciamo, la loro preparazione, la loro serietà e la loro serenità. E per parlare di quello che è successo e di quanto magari potrà accadere, sono andato a disturbare una cara amica, un'attivista politica di lunga data, una che vive la politica veramente con passione, con sentimento e con trasporto. È collegata con noi via Skype la nostra amica Serena Varano. Ciao Serena, come stai? Ciao Luigi, bene, grazie, tu? Tutto bene, grazie, tutto bene, ti vediamo in splendida forma e insomma, una pandemia che è servita a qualcosa. Tu che cosa hai imparato nel periodo di fermo? Ma ho imparato sicuramente a riflettere su tante cose, su me stessa, sulle cose più importanti della vita, che poi alla fine sono la famiglia e gli affetti importanti, tante attenzioni non date in questa vita frenetica, quindi devo dire che questo periodo l'ho preso come un periodo di attenta riflessione, penso un po' tutti. Certo, e io so da alcune informazioni che mi sono arrivate nel mio centro servizi segreti, che hai anche, non dico imparato a preparare manicaretti meravigliosi, ma hai sviluppato questa già attività che ti contraddistingueva, vero? Ma intendi se ho cucinato? Sì, sì, tanto. Diciamo che ho imparato e ho perfezionato alcune ricette, pizza, insomma, pasta fatta in casa, e dolci, crostate, e quindi sì. Che meraviglia. Sono anche un po' ingrassata, a dire il vero. Che meraviglia, vabbè, non è importante, è segno di buona salute. Senti, a proposito di buona salute, la salute politica di questo periodo storico, non parlando di periodi proprio specifici, tu che la vivi da tempo, ripeto, per il tuo interesse diretto, come l'hai vista? Insomma, abbiamo assistito ad una pacchettata di parole che non sono andate a pari passo con i fatti, tutti questi ritardi, paroloni, miliardi che dovevano arrivare, decreti su decreti, insomma, è successo veramente di tutto. Ma perché? Dovevano confonderci, dovevano, non lo so, allontanarci da qualche realtà? Non lo so, perché? Beh, sicuramente Luigi, non è stato un periodo molto facile, è un periodo che forse non è mai avvenuto, e quindi giustamente la politica si è trovata anche un po' impreparata, però ha cercato, insomma, ha avuto comunque la buona volontà di cercare di uscire nel migliore dei modi. Purtroppo ancora stiamo vivendo dei ritardi dovuti a quello che è il problema dell'Italia, che è la burocrazia, perché poi non c'è. In un certo senso questa crisi non ha fatto altro che evidenziare problemi che devono essere risolti in qualche modo, perché sono i problemi che attanagliano un po' la storia del nostro Stato. Scusa Serena, ti volevo dire una cosa, ti volevo far riflettere su una cosa. Sai che di solito le grandi disgrazie, purtroppo, come in questo caso, arrivano molte volte per modificare e alcune volte anche per migliorare. Avevo veramente creduto fino a un certo punto che questo grande caos potesse portare dei cambiamenti e sburocratizzare praticamente il sistema. Invece, non vorrei essermi distratto, lo ha reso ancora più pesante da gestire, da capire. Mi sono distratto io o è così?
No, in effetti è così, perché comunque ci sono state tante cose nella gestione delle risorse che potevano sicuramente essere evitate. Se posso andare nello specifico, in questo momento magari mi viene in mente la cassa integrazione nella gestione delle regioni. Sicuramente io penso che da qui in avanti la politica dovrà fare un'attenta riflessione e capire che effettivamente i problemi che ci sono stati e sono avvenuti in questo preciso periodo sono poi problemi che ci portiamo dietro da tanto tempo e quindi in qualche modo dobbiamo cercare di risolverli, con, mi auguro, un'unità di intenti che deve provenire da parte di tutti gli schieramenti politici, a prescindere poi da quelle che possono essere le simpatie di ognuno. Posso dire comunque, nella mia umile opinione, che è stato fatto tanto, cioè voglio dire, le risorse che sono state impiegate, 155 miliardi nel 2020, che poi si vanno a sommare a altri 25 miliardi, e poi insomma tutti questi miliardi dobbiamo cercare di capire però come gestire queste risorse, perché è chiaro, le risorse sono tante, ma rischiamo un po' di perderci per strada se non riusciamo ad organizzare, a dare comunque degli indirizzi strutturali anche alle piccole e medie imprese che si sentono sicuramente un po' abbandonate, quindi bisogna puntare tanto Senti, è sul anche, nostro Stato. è anche vero che un governo giovane, certo, pensando ai 5 Stelle, non ai PD, insomma, quelli del PD sono sgamati, sgamati da anni. Ed è anche vero che, per carità, insomma, si sono ritrovati a gestire una condizione pazzesca che, insomma, non potevano neanche lontanamente immaginare. E quindi magari questi ritardi, questi aggiornamenti di settimana in settimana, forse anche dopo 3 giorni, potevano essere anche il risultato del fatto che anche loro non sapevano giustamente, insomma, come muoversi. Di voce ne arrivavano tante, lo scandalo delle mascherine, le protezioni e insomma il fatto di chiudere praticamente il paese prima, chiudiamo il paese dopo, apriamo adesso, attenzione, distanziamento sociale. Insomma, c'è anche la responsabilità di valutare le decisioni e se magari sbagli ti ritrovi praticamente addosso tutto il paese. Sì, purtroppo devo dire che politicamente non è sicuramente il periodo migliore questo, ma penso per qualsiasi schieramento politico, perché in una situazione del genere forse non solo il movimento, ma anche tutte le altre forze politiche, insomma, si sarebbero trovate comunque impreparate di fronte ad una situazione del genere. E sicuramente alcuni errori devono essere, sono prevedibili, perché insomma, sappiamo quali sono purtroppo i lati oscuri di Certo, questo, certo. insomma, del nostro, della nostra gestione anche a livello burocratica, quindi è chiaro che insomma, è stato fatto il possibile. Non mi sento in questo momento diciamo, di esprimere dei giudizi netti sulla gestione delle cose, perché posso capire insomma, che non è stata non sia stata una situazione facile. Sicuramente però alcuni errori potevano essere evitati. Parlo della fase iniziale, quando comunque ci sono stati gli esodi da parte delle regioni del nord verso il sud, ma comunque ce la siamo cavata perché siamo stati anche un po' fortunati sotto questo punto di vista, quindi va bene così. Senti, e questo attaccamento da parte dell'opposizione, cioè io lo dico da cittadino italiano, no? Cioè, calcolando la gravità del momento, pensavo veramente che l'unione facesse la forza, ce l'hanno sempre raccontata così la storia della vita, la storia dell'umanità, l'unione fa la forza. E invece magari sotto alcuni aspetti molti dell'opposizione hanno, tra virgolette, voglio dire, approfittato del momento cercando di guardare tutti gli angoli dove si poteva attaccare, infilare praticamente il coltello e rigirarlo anche un paio di volte nella piaga. Perché? Beh, all'opposizione diciamo che fa l'opposizione, quindi è chiaro che insomma Certo, è il sia loro mestiere girare il sempre. coltello nella piaga.
Sì, no, ma assolutamente, insomma, loro fanno l'opposizione, quindi è normalissimo, insomma, ricevere delle critiche. È chiaro che in questo momento ci si sarebbe aspettato dalla politica comunque più unità, però purtroppo queste debolezze spesso possono servire a fini anche propagandistici e quindi posso immaginare, insomma, che per l'opposizione sia stata anche un'occasione per mettere in evidenza quelle che sono state le debolezze di un governo che, Luigi, parliamoci chiaro, deve anche scendere un po' a compromesso. Perché Certo. è alleato con una forza di governo completamente opposta a quello che è Eh la beh, Lega, certo, e quindi è vero, è vero. giustamente quando si scende anche a compromessi con un'altra forza di governo, l'opposizione è sempre lì dietro l'angolo. Ma anche giustamente, perché voglio dire, sicuramente sono state sollevate delle questioni importanti e delle cose che dovevano essere sicuramente fatte, dovevano essere fatte meglio, dovevano essere fatte in maniera diversa, però insomma, poi quando si governa. La questione è un po' più Eh beh, complicata da certo. gestire, immagino. E io immagino che in alcuni momenti, ma lo dico così anche magari in senso ironico, anche lo stesso presidente Conte avrebbe preferito dire a tutti, cioè, ma veniteci voi qui, no? A governare. Provate a venire voi a fare qualcosa di veramente concreto e senza sbagliare, insomma, cercando naturalmente di navigare in acque veramente burrascose. Senti, Serena, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Ti volevo parlare un po' di questo, ad esempio, distanziamento sociale. Oggi viviamo anche di storie e di persone che vengono intervistate davanti alle telecamere. Io ho visto immagini che arrivavano dalla bellissima spiaggia di Palermo, dove c'era gente che tranquillamente diceva: ma no, ma qui non esiste, il virus non c'è, il virus è già morto, io mascherine non ne porto perché non servono e non mi interessa. Insomma, stiamo andando verso un percorso davvero pericoloso, o magari, non lo so, c'è l'idea che qualcosa in meglio stia migliorando davvero. Beh, sicuramente, insomma, gli ultimi dati sono un po' più rassicuranti sotto questo punto di vista, però non bisogna abbassare la guardia perché appunto altrimenti insomma, il governo si troverà costretto a non riaprire le regioni e questo potrebbe essere una perdita anche dal punto di vista economico, turistico per la nostra regione che in questo momento vive per fortuna una situazione rosea, diciamo siamo stati abbastanza fortunati purtroppo rispetto alle regioni del Nord, quindi dobbiamo cercare di approfittare proprio in questo momento per cercare di essere ancora più prudenti, di evitare gli assembramenti. Io lo dico da persona, da ragazza di 30 anni che comunque ha sicuramente voglia di uscire, voglia di stare in mezzo alla gente, di vivere un po' la vita quotidiana anche nei weekend, però bisogna proprio in questo momento essere proprio, faccio quello che cerco di fare, Luigi, è proprio un appello a evitare il più possibile l'assembramento, di essere prudenti, di utilizzare la mascherina, di tenere le distanze. E proprio per insomma, in vista di un'estate che sicuramente potrà essere un'estate che potrà giovare insomma, anche alla Calabria, visto che sicuramente lo spostamento e il turismo avverrà all'interno della nostra nazione. E la Calabria parte proprio con, come dire, con un passo un po' in avanti, perché siamo stati fortunati. Certo. Non abbiamo vissuto quello che hanno vissuto le regioni del nord, per fortuna, perché con la nostra sanità, insomma, Sarebbe ci stato un saremmo trovati in problema. grosse difficoltà. Sarebbe stato un problema grave. Stavo riflettendo sul fatto della tua giovane età e volevo giocare un po' con le parole. Giovane sì, ma matura nel pensiero e nella motivazione di risolvere naturalmente le cose, ma soprattutto di rispettare le regole e i vari regolamenti. Serena, io ti ringrazio veramente per averci regalato anche la tua opinione. Ti abbiamo rapita per 10 minuti alle tue cose Grazie a te. e quindi ti ringrazio doppiamente. In bocca al lupo per tutto quello che farai e magari ci aggiorneremo più avanti per parlare ancora di questa politica così vicina alle persone e alcune volte così lontana. Grazie ancora.
Grazie, ciao. Andiamo a Catanzaro, perché da 17 anni si ripete puntualmente tutti gli anni una delle manifestazioni più importanti, naturalmente, della città capoluogo calabrese. Sto parlando del Festival d'Autunno. Grandissimi artisti, grandissimi esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica, e poi c'è una direttrice fantastica, sempre attenta, sempre pronta. Poi, insomma, è una mia cara amica, perché non invitarla? La mia amica Tonia Santa Croce. Ciao Tonia, come stai? Ben arrivata. Ciao Gigi, grazie per l'invito e complimenti per la tua nuova trasmissione. Grazie, grazie. È sempre un piacere essere tua ospite. Grazie, assolutamente, anche per me. Ti rivedo sempre con affetto. Allora, 17 anni di Festival d'Autunno e ti faccio subito una domanda a bruciapelo. E quest'anno cosa accadrà? Quest'anno sarà la 18ª edizione, quindi senza alcun dubbio siamo il festival più longevo della città di Catanzaro. Vero. E per 18 anni appunto abbiamo valorizzato tutte le location storiche della città di Catanzaro e ovviamente teniamo i grandi eventi nel Teatro Politeama, ma poi tutta una serie di manifestazioni culturali, musicali, insomma molto eterogenee, vengono tenute nelle location storiche della città di Catanzaro, quindi dal San Giovanni a Villa Trieste, al Parco della Biodiversità. Cioè, diventa anche location. Diventa anche un po' itinerante, Tonia, è come se fosse come? Un po' diventa anche un po' itinerante, no? Per la sì, per assolutamente Catanzaro. Sì. Perché rientra tra le finalità del festival la valorizzazione proprio delle location storiche della città di Catanzaro. Non posso non ricordare che, ad esempio, quando abbiamo tenuto i concerti nell'oratorio del Carmine, uno splendido oratorio del 600, molti non lo conoscevano. L'anno scorso abbiamo tenuto un bellissimo concerto in Villa Margherita che si è trasformato in una location magica. Ecco, il vedere questi luoghi che magari tutti conoscono, però nella versione spettacolistica, conferisce loro un alone e una magia diversa. Mamma mia. Quest'anno è un'annata molto difficile. Considera che il DPCM del governo è uscito soltanto una settimana fa e quindi fino a una settimana fa pensavamo di non poter tenere concerti. Certo. Perché solo dal 17 maggio che è stato concesso praticamente di tenere concerti fino a 200 persone nei luoghi chiusi, ivi comprese le maestranze, recita il DPCM, e poi fino a 1000 spettatori nei luoghi all'aperto, sempre mantenendo la distanza di un metro tra uno spettatore e l'altro. Quindi questo, diciamo, ci ha portato un po' a rivedere tutta quella che era la nostra organizzazione di Festival d'Autunno, per cui in questo momento siamo work in progress. Certo. Senti, ma aspetta, scusami, ti interrompo un attimo, ma l'idea di immaginare gli artisti, no? Cioè quello che il programma che dovrebbe essere il Festival d'Autunno 2020, l'avevi già immaginato? Era già in corso d'opera o in effetti magari ci stavi ancora lavorando o dovevi ancora iniziare a lavorare? Sì, generalmente tutti gli altri anni a maggio il programma era già pronto, l'abbiamo sempre presentato poi nel mese di giugno, ma quest'anno per via del coronavirus e del lockdown francamente pensavamo che questa edizione non si sarebbe potuta tenere, c'era il lockdown, sono morte decine di migliaia di persone, francamente sì. Quella dell'attività spettacolistica e culturale comunque era l'ultimo dei problemi sia del governo sia della regione e non mi sembrava etico neanche insistere su questo tema. Nel momento in cui invece una settimana fa il governo ha emanato quest'ultimo DPCM appunto del 17 maggio aprendo quindi agli eventi in pubblico, allora abbiamo avuto, come dire, la speranza di ti si è riaccesa la speranza, no? Anche perché noi non abbiamo saltato mai un'edizione, quindi Festival d'Autunno, diciamo, ci teniamo a farla andare avanti anche ed accontentare tutti i nostri fedeli spettatori. Certo, sarà un'edizione rivista innanzitutto nei tempi, perché l'idea per una serie di questioni contingenti è quella di anticiparlo a fine agosto.
Ciò per una serie di motivi. In primis per il fatto che nei luoghi al chiuso sono ammesse solo 200 persone, quindi considera che in genere una cinquantina sono le maestranze. Beh, insomma, tu pensa, sì, aprire il Teatro Politeama per 150 spettatori. Non ne vale assolutamente. E a parte, cioè, dal punto di vista della sostenibilità è impossibile, però è anche una cosa assolutamente deprimente. Una struttura di quel calibro con 150 spettatori dentro, quando normalmente ne vanno 1000. No, per carità, che poi giustamente si parla della distanza sociale, magari uno salta una poltrona, però mi metto anche nei panni dell'artista, no? Cioè, è veramente complicato gestire una platea che vuota. Di solito è vuota, cioè, beh, come ti devi anche sentire. Certo, arrivi consapevole, no? Di tutto quello che è stato, di tutto quello che stiamo vivendo, però certo, nell'impatto emotivo un artista, secondo me, insomma, potrebbe anche risentirne. Quindi mi stai dicendo che almeno con le attuali informazioni che abbiamo oggi dovresti probabilmente anticipare i festival d'autunno a fine agosto. Se magari dovesse cambiare qualcosa, probabilmente utilizzando gli spazi all'aperto. Certo. Però i governatori hanno la possibilità di modificare il DPCM, quindi noi attendiamo. Si potrebbe che, personalizzarlo, appunto, per la Calabria. Santelli emani un'ordinanza che potrebbe allargare, diciamo, quelli che sono i limiti imposti a livello nazionale, anche perché la Calabria è a zero contagi, certo, da, certo, quasi 2 settimane, quindi è una situazione diversa rispetto al resto d'Italia. Certo, si potrebbero. Per cui, come dicevo, work in progress, c'è solo una certezza che comunque la 18ª edizione ci sarà. Si farà, e questo naturalmente tranquillizzerà praticamente tutti i catanzaresi, ma non solo, perché insomma gli artisti che hai portato hanno attirato l'attenzione di tutte le province calabresi, e anche non solo, c'è gente che so che ha preso l'aereo per venire a Lamezia e poi vedere uno spettacolo a Catanzaro. Li conosco personalmente, degli amici che si sono organizzati. Ma senti, allora, per chiudere un po' sul festival d'autunno, sai già la linea di partenza, cioè chi ci sarà? Ce lo vuoi dire o ancora stai allora, valutando? Allora, chi ci sarà? Dunque, l'incipit dovrebbe essere il 28 agosto, venerdì, e la conclusione dovrebbe avvenire poi nel mese di ottobre. Quest'anno, diciamo, sì, ovviamente non sarà possibile avere degli ospiti internazionali. Certo, perché la situazione, viaggi, a livello internazionale, certo, è molto difficile. Certo. E ti dico, avevamo un grosso nome già, appunto, col quale avevamo un contratto in essere già dallo scorso anno, ma essendo appunto una star americana, ci ha già comunicato che comunque non intende venire in Italia. Certo, certo, assolutamente, assolutamente vero. E quindi? Tieni conto che si ipotizza che ci sia per l'autunno un nuovo, diciamo, una nuova ondata di coronavirus, per cui cercheremo di anticipare per questo motivo e anche di contattare artisti nazionali, ma anche appunto manderemo una call per coinvolgere anche gli artisti calabresi, che magari spesso, diciamo, rimangono fuori. Certo. Quindi proporremo appunto questa call pubblica, alla quale appunto spero che partecipino non solo cantanti ma anche musicisti ed attori. Senti Tony, allora, numericamente parlando, quante serate stai pensando di organizzare all'interno del Festival d'Autunno? Guarda, sarebbero 7-8. 7-8, quindi, ma per capire, si inizia all'aperto e il 28, si finisce? Sì, assolutamente sì, il 28 agosto, dal 28 agosto a fine settembre all'aperto. All'aperto. E poi, poi in ottobre nel Politeama. Si ritorna al Politeama. Le date del Politeama appunto dipenderanno poi dall'allargamento del DPCM, perché come ti dicevo 150 persone nel Politeama, certo, mi sembra francamente una cosa deprimente. Senti, e però invece è importante che ci sia il festival a Catanzaro come ogni anno, perché questo dà, come dire, è segno che si ritorna a vivere alla normalità, ma certo, vive nella sua accezione, certo, più bella. Certo, certo. Non può mancare la cultura, non può mancare l'intrattenimento, no, quindi è una boccata d'ossigeno per tutti noi che siamo stati chiusi in casa per 3 mesi. Tonia, assolutamente d'accordo con te. Allora, 7 appuntamenti, dove si inizia? Cioè il 28 d'agosto hai detto all'aperto, ma dove? Sotto casa tua? L'idea è quella del San Giovanni. Ah, ok. Vedremo appunto nel chiostro o in terrazza,
questo dipenderà poi dalle norme di sicurezza che ci verranno impartite, però sai, il San Giovanni è da sempre la location storica dove si tengono insieme al Politeama gli eventi del festival, quindi ci sembra molto simbolico iniziare da lì. Storica e poi appunto unica. Nelle altre varie location, c'è prima Villa Margherita, il Parco della Biodiversità, insomma tutte le location all'aperto più caratteristiche di Catanzaro. Eh sì, una specie di drive live, insomma, no? Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Ragazzi, perché sai, io anche sono un po' contraria al fatto di mandare in streaming, perché il live nasce per essere vissuto dal pubblico, è diverso l'empatia che si crea. Certo, con no, è vero. Poi senti, certo, nel momento in cui non è possibile fare diversamente, lo streaming è un'ottima soluzione, però pensare di far andare degli spettacoli in scena solo per mandarli in streaming, carità, mi sembra assolutamente limitativo. Riduttivo. Tradisce quella che è la natura dell'live. Hai perfettamente ragione. L'ultima cosa che ti voglio domandare è che hai sviato, non mi hai fatto il nome di un artista che dovrebbe esserci. Assolutamente, ma non si può, lo sai, fino alla presentazione del cartellone top secret. Vabbè, ma almeno uno però me lo saranno tutti ma italiani, scusa, anche perché ma c'è tutto il mondo che ci vede, almeno uno me lo devi dire, non mi dire la data, almeno uno me lo devi dire. No, andiamo male. Ti darò uno scoop in anteprima quando saremo pronti. Va bene, il giorno prima. No, assolutamente. Se inaugureremo il 28, considera che comunque per i primi di luglio presenteremo tutto. Ok, perfetto. Senti, allora, l'ultima cosa e ti lascio. Quando è che ritorneremo a presentare insieme una gloriosa serata con questo duetto quasi da varietà, da Losanna, da Pacoscenici? Guarda, Gigi, io penso che quest'anno, siccome ti dicevo che volevo coinvolgere attori, cantanti, musicisti calabresi, potremmo appunto creare una produzione che ci vede affiatati sul pubblico, perché noi ci divertiamo tantissimo insieme. Questa è la prima caratteristica per far divertire anche il pubblico. Hai perfettamente ragione, guarda, scherzando e ridendo non si invecchia mai. Quindi l'edizione 2020 ci vedrà sul palco insieme. Ok, perfetto, grazie. Ho segnato tutto, ho scritto tutto, tanto la trasmissione è registrata, quindi insomma va bene così. Tonia, è indelebile. Ti ringrazio davvero per la cortesia, per essere stata con noi. In bocca al lupo naturalmente per la vita, per la tua famiglia e al Festival d'Autunno che ci sarà. Vogliamo tranquillizzare i catanzaresi e i calabresi che ci sarà. La 18ª edizione partirà dal 28 di agosto. Tonia, grazie, un grande abbraccio e un bacio. Grazie a te Gigi e un abbraccio anche a tutti i vostri telespettatori. Grazie cara, grazie per essere stata con noi, e quindi con l'occasione abbiamo parlato anche con Tonia Santa Croce del Festival d'Autunno 2020. Vi ricordo che siamo in onda tutti i giorni su Esperia TV, canale 18 del digitale terrestre, in streaming su esperia.tv e direttamente sui nostri canali ufficiali, quello di YouTube e quello di Facebook. Se volete far parte del nostro programma, scriveteci 351-874-3399. I ringraziamenti vanno sempre alla nostra regia di Diego Pistocchi e alla messa in onda dei nostri amici di Crotone. Per oggi è tutto, grazie, ci sentiamo domani per raccontarci ancora un'altra puntata di Tutto Molto Bello. Ciao!